Visto che ti sei preso la briga di venire apposta a portarmi questo Eppelin, non ho più scuse. Devo confessarle il mio amore. Schermo nero? Eh già. Oh my god, lo vediamo? Non ci credo. The future is now. Io ti volevo dare un Eppelin catturato da me, te lo giuro, però. Boh, lasciamo perdere, scusami, non posso darti questo. Già, non posso accettarlo. Quello catturato da te, invece, quello lo aspetto. Lo aspetterò per sempre. Vuoi dire che? Allora ciao, a presto. Ho deciso, catturerò un Eppelin con le mie sole forze. Così un giorno lo porterò in regalo alla mia ragazza. Bene, vado subito a cercarne uno. Ci vediamo, bye! Ragazzo random, non torno più da quella caccia. Un giorno, la ragazza sentì bussare alla porta di casa sua. Aprì la porta e c'era un cesto di mele. Non sapeva da dove venissero. Dalle mele uscì un verme con la faccia del suo amato. Sposami, vecchia! E così finisce la storia. It's time to break free. Mal che vada, ho la versione peggiore. Dolce, quindi, che ne so, drago folletto. Whatever. Io ho detto che secondo me incorpora il design della mela, quindi, boh, mi immagino tipo un grosso serpente con la mela, con una testa a forma di mela che si apre in due per fare le mandibole. Oh no! Oh, no, aspetta! Non è... Ok, è tipo una torta! Non è orribile! È tipo una torta di mele! Appleton! Alla Elmo! È uno Sturmtruppen! Oh, ok! Pensavo fossero tipo delle orecchie! Se sono occhi è un po' tanto creepy come cosa! Ah, vediamo che succede. Stessa ipotesi di prima. Oh, sì, avete ragione, è meglio l'altro. Questo è goffo, ma non nel senso buono. Chiamo questo Break Free, allora. Sì, nessuna delle due evoluzioni mi fa impazzire, però preferisco quella di scudo. Una cosa che vorrei vedere nel gioco, che probabilmente non succederà mai, è una persona dynamaxizzata. Rose è fantastica, è così affascinante. È quello che dico io. Speriamo che non perda il suo fascino quando diventa cattivo. Olive è una che non scherza. Gioca con noi, Andrew. No, via. Verso un nuovo percorso. E nuovi Pokémon. E probabilmente allenato. Oh no! Chat. Non spoileratemi se ci sono o no, ma Nidoqueen e Nidoking Galar. Eh? Arazzi per raccontare la storia. Un giorno un uomo ruttò così forte dopo aver mangiato che il suo alito ascese nella stratosfera. Da quest'alito nacque un temporale che durò 100 giorni e 100 notti. Ah, ma sono giganti? Nell'ultimo razzo? Sì, pensavo che i due lupi fossero per rappresentare i due leggendari, ma magari per rappresentare quanto grandi sono, perché c'è anche un albero lì in mezzo. Alberelli. Sì, è possibile che siano. Allora, dai, li ho visti gli uomini giganti, anche se solo in una razzo, diciamo così. Oh, è finita? Non ci. Voglio. Non ci sono effettivi tesori, please! Volevo vedere la corona io, vabbè. Potremmo dire che l'eroe della Galar di oggi è il campione Dendel. Sai chi è, vero? Lascia che ti parli del suo Charizard. Man, Unima era lineare, ma era onesta riguardo la sua linearità, perlomeno. Wow! Un biscione? Ma che amore questo Silly Cobra! Alza un po' il muso che devo vederti bene. Noi del Team Yell siamo qui per assicurarci che questo piccolo silicobra possa riposarti in santa pace! Oh.
Mi è mancato l'ossigeno per un attimo. Perché è sempre dietro l'angolo? Perché? Niente da fare, Andrew. Pensaci tu a questa qui. Oh, che peccato. Hop è in una fase di una catena di sconfitte adesso. E devo tirarlo su di morale io. Of course. Salve. Non so, non sembra molto carino, onestamente. Trovi tutto quello che c'è da sapere su di me, sulla mia card della Lega Pokémon. Ecco, prendi! Ma perché? Uno dei miei Pokémon mi ha confessato di avere un debole per uno dei tuoi. Oh no. Oh no. No, come on, team. Se il destino vuole, break free muore. Drago frecce! Che complotto. Drago... ancora. Ok, non è molto potente. Oh, fuck off! Ma che cacchio! Yamask? È diverso? A me sembra di... sì, è diverso! Ok, è una forma regionale più sottile. Man, com'è un sarcofago British? È la regina, no? È perché la regina è vecchia, mummia. Se sei sotto il livello dell'avversario è difficile... oh, cattura critica, fallirà anche questa. Ah, ok, almeno questa. Facciamo Enter Sandman, dai, fuck it. Ma è una canzone americana? E dei Motorhead? Sono americani i Motorhead? Beh, rip. Meglio? Ok. Oh, troppe opzioni! Troppe opzioni. Oh! Guardate, ho fermato il tempo! I fossili di Galar sono proprio un mistero. Si trova sempre o la metà superiore o quella inferiore. E la cosa più sorprendente è che non importa come combini le due parti, riuscirai comunque a rigenerare un Pokémon. Forse è la chiave per comprendere il segreto che permette ai Pokémon di fondersi insieme. Quindi uscirà o un pesce con la faccia normale o un pesce con il sedere al posto della faccia. What the fuck? Oh! The Snake! Silicobra. Non so, sembra triste, onestamente. È amico di Sobble. No, perché entrambi non hanno amici, quindi... Enter Sandman. Già, sarebbe bello poterlo chiamare Enter Sandman. Questo era un nome alternativo di Sobble, ma direi che ci sta anche per lui. Yes! Finally! Vi dico già, vi spoilero già che va... va in eccezionale. Centiscorch. Questo è un Pokémon. Senti le ali di Togetic. Oh, è... fucking Dreadnought. Il Chewtle che mi sta inseguendo si è evoluto. Schianto. Ok, magari l'hanno migliorato. Nope! Leonard. Sembra Squiddy. Gas reagente. Wow, 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 wow! Un coffin che non levita? Dove siamo finiti? A Galar. Shut up, Drago. Così a naso sarà probabilmente se usi una mossa di fuoco ti si ritorce contro un po' come Pulviscoppio. Sure, Wurio! Oh, fuck, sbigo. Ah! Rip. Madonnissima. Sudo Sweepo in arrivo. What? What? Sì, Chad, la prossima volta è grinding. Se no non ne usciamo vivi. Che tecnica di ineffabile bellezza. Hai conquistato i miei occhi e il mio cuore. E si cava letteralmente gli occhi e me li dà. Ehi tu, per caso è un Maractus? Io ho un Impidimp.
Cramora. Cramora? What? Ok. Mi aspettavo un granchio. Ne ha viste di cose, Cramorant. Non so se mi piace. Ok. Volante acqua. Lama... What? What? Come devo prenderla sta cosa? Dove cacchio... È il mio? No, Rocketman è qui. Ok, muori. Non so se è mio o tuo, ma muori. Mi fai paura. Ok. Beh, nessuno si lascerebbe sfuggire l'occasione di colpire con una mossa efficace. What the fuck? Che cos'è questo Pokémon? Che cacchio? Devo capire come può funzionare un'abilità così. Tipo serve sub? Oh, ehi, Rocketman. Vuole imparare sub anche lui adesso. Sì, Hop, cioè... Fai schifo. Yo! Ok. Corna, forse? Che non so se le starebbero bene, corna. Cornamusa! Hornamus! Le treccine magari potrebbero voler dire qualcosa, ma... Non è brutto? È solo non proprio quello che che avrei voluto, forse? Sempre dietro. Tira che fa evolvere determinate specie di Pokémon. Potrebbe essere la prossima evo di... Alcremie? Oh. Il famoso murale di Lathermore pare che sia un'opera d'arte con un profondo significato. Mi fa piacere che hai fatto un affarone, fa di ball. Ok, di sicuro si può rompere in quel punto. Fiori, spada, scudo e... È probabilmente solo tipo la tomba dei guerrieri. I don't know. Quindi come mi fermano? Non mi fermano? Oh no! È già la peggior area. Let me be free. Oh, eccolo la plot berry! Ok. Era solo un po' più in là. Il problema che ho con Impidimp è che sembra uno di quei demoni tipo... Avete presente quelle storielle di Babbo Natale, solo il Babbo Natale tedesco, Krampus o cose poi? Sembrano quel tipo di demone che c'è la storiella in Austria. Sono quei mostri che rubano l'anima dal sedere ai bambini di notte se non fanno i bravi. O tipo ti solleticano il mento mentre dormi e ci mettono i ragni. Oh! Oh my god! No, non rovinarmi il cane! Oh, non ho bisogno di questo adesso! Basta che non sia un cane tipo con le guance cadenti, please. Beh, meglio di così non credo che sarà. Non è brutto? È un po' anonimo. Ma la mia domanda è perché cavolo sono tutti vestiti i Pokémon di sta regione? Persino sto cane ha la tutina dei Power Rangers. Sono amici lui e Raboot? È così generico però, il verso. Wow! Grumble non era bello, hai ragione. Ma loro non sono cani, sono fate. Vengono da questo bosco. E leccano i sederi dei bambini mentre dormono. Finally! I found you! Che cosa sei? Sto cacchio di audino demoniaco. Sembra un Pokémon generico, come lo era Audino. Però voglio capire cosa gli fa alzare le corna. Friendship! Vai Mega Ball! It's time! Catchphrase! Go! Try and keep up! Mi serviva un'altra catchphrase. Oh! Finally! Bene, abbiamo preso il terzo leggendario, holy shit. Oh no, c'è il maschio? Il maschio è quello cornuto. Nice. Pieno
pianura serena, ecco. Beh, serena era piatta, ma è normale a quell'età. Hai un bel po' di fossili, lasciami dare un'occhiata. Ok. Quindi vuoi combinare un itio fossile con un draco fossile? Ok. Quindi, tipo, drago acqua sarà un obbrobrio. Sarà una chimera. Dracovish. Ok, che forma... Oh, no! Oh no! Cosa ha fatto la scienza? Vanta gambe molto potenti che gli permettono di correre a una velocità superiore a 60 km all'ora, ma può respirare solo sott'acqua! Questa è un'idea carina. Devo ancora decidere se mi piace o no, ma... Oh, non ha genere! Oh my god! Meglio così, meglio che non si riproduce. È tipo la prima idea brillante per un Pokémon di questo gioco, oserei dire. Tipo un colpo di genio. Posso chiamarlo Fish and Chips? Anche se il drago non è proprio Chips. Invia i box. La può respirare, spero. Hey là, gente, sono Lethal e grazie mille di aver guardato il video e spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Ma anche se è vero che ho notato editando che ho usato davvero spesso, oh no, anche se boh, chiaramente sono solo dei clip. Comunque spero che vi sia piaciuto, se volete vedere questi video in anticipo, se volete supportarmi, visto che ho un obiettivo che voglio davvero raggiungere, vi pregherei di andare al mio Patreon a dare un'occhiata. Se volete, se potete dare qualcosa, lo apprezzo moltissimo. Se volete una spiegazione dettagliata del perché ho fatto un Patreon e roba così, c'è un video parecchio lungo, il vero video anniversario, dove lo spiego, magari per chiarire le cose. E niente, apprezzo davvero tanto il supporto, qualunque tipo di supporto, anche se non potete darmi niente, apprezzo comunque la visione dei video e i commenti. E a proposito di apprezzare il supporto, voglio ringraziare tutti i miei Patreon, grazie mille anche a quelli nuovi che sono subentrati di recente. In particolare un ringraziamento al tier dei fan che vedete scritti su schermo, e un ringraziamento davvero speciale al buon vecchio Polygy, che rimane un gran figo. Grazie mille, Polygy, del tuo supporto e del fatto che sei anche parecchio attivo sulla pagina di Patreon, quindi davvero, grazie mille. Per il resto è tutto, al prossimo video e statemi bene, bye bye!